Una giornata uggiosa, direbbe Lucio Battisti, quella che accoglie i partecipanti tecnici ed atleti alla gara di Cornaredo, gara femminile di carattere internazionale, giunta alla quarta edizione. E è proprio il caso di dire che l'internazionalità è in primo piano con la presenza della campionessa su tutte, la grande Marianne Vos, un'atleta di cui abbiamo occasione di parlare nel corso del servizio, che ha firmato il libro d'onore del comune di Cornaredo proprio con la presenza del primo cittadino di questa città che ormai da tempo accoglie con passione questo tipo di gare volute ed organizzate dalla West Bike Team, preceduta da un ex corridore, un atleta che ha teso la bicicletta al chiodo e si è messo nel primo gradino di questa società. Stiamo parlando di Sigrid Corneo. E intanto vedete anche che a Cornaredo c'è la presenza della campionessa del mondo Giorgia Bronzini, firma anche lei il libro d'onore, ma annuncia che per ragioni di salute non prenderà il via alla gara, ma questo poco importa al sindaco Luciano Bassani, che ha da che illustrarsi gli occhi in una giornata come questa. Condizioni climatiche non me la sento di partire, però ringrazio l'organizzazione per la comprensione e faccio un in bocca al lupo grande a tutte le ragazze. Una scelta dovuta a un recente incidente che ha causato una lesione alla spalla destra, una scelta dovuta appunto a questo momento particolare dell'atleta. Luciano Bassani, primo cittadino di questa Cornaredo, beh, se vale il detto sposa bagnata, sposa fortunata, oggi è sicuramente una grande corsa quella di Cornaredo. Beh, sicuramente la corsa è molto interessante perché ci sono molte atlete alla partenza, 116 se non ricordo male, con 16 squadre, quindi è una corsa internazionale, veramente internazionale, visto che ci sono atlete che vengono dalla Croazia ma anche dall'Australia, quindi è sicuramente e si presenta come una corsa che ha degli aspetti tecnici molto interessanti, peccato per la pioggia. E poi c'è da dire che tra le partecipanti c'è quella che viene soprannominata il cannibale, quella Marianne Vos, campionessa olandese, prima in Coppa del Mondo, un atleta di primissimo piano che nella sua giovane carriera ha già ottenuto tanti successi anche mondiali. Sono veramente curioso di vederla all'opera, perché veramente è stato presentato come la numero uno, vediamo un po' se riesce a essere anche a Cornaredo protagonista principale, mi lo auguro, perché questo vuol dire quindi che è veramente forte. E poi c'è anche la campionessa italiana che corre per la Bepink, la squadra, la società che ha il compito tecnico dell'organizzazione, quella Walter Zini, che ormai ha praticamente contagiato dalla passione del ciclismo anche chi ci sta di fronte. Effettivamente è vero, no? Walter Zini è sicuramente un ottimo organizzatore e già questa è la quarta edizione, quindi collaboriamo ben volentieri con Walter Zini, speriamo che al di là di tutto le atlete italiane sappiano farsi valere, me lo auguro molto. E avete sicuramente riconosciuto il voto di Noemi Cantele, inserita nella squadra Bepink, diretta in ammiraglia da Marino De Carli, e che ha invece come team manager quel Walter Zini, che di fatto poi è il marito della presidente della West Bike Team, la società organizzatrice. Insomma, una famiglia tutta dedita al ciclismo, quella di Zini, una famiglia che è riuscita a coinvolgere l'interesse anche del comune di Cornaredo. Presenti tanti amici sportivi a questa che è una bellissima giornata di sport. Vedete la Marianne Vos, campionessa d'Olanda, che
si sta schierando nelle prime posizioni per ricevere dalle mani del sindaco Luciano Bassani un omaggio floreale. La campionessa d'Italia Noemi Cantele, la campionessa del mondo Giorgia Bonzini e la campionessa d'Olanda Marianne Vos, che è anche leader di Coppa del Mondo. Mancano ormai pochi minuti alla partenza di questo quarto Gran Premio Comune di Cornaredo, che ha appunto alla via, potremmo dire, il meglio del ciclismo internazionale. Rappresentative di Svizzera, Australia, Olanda, Croazia per quanto riguarda le nazionali, poi club che vengono dalla Slovenia ed infine le migliori squadre nazionali. Il sindaco ha abbassato la bandiera ed ecco che le ragazze stanno per affrontare 121 km in programma, una gara senza difficoltà altimetriche se non questa salitella oltre ad un ponte che vedremo nel proseguo della nostra cronaca. Ma subito dopo il via, proprio al primo chilometro di gara, un gruppetto in testa, mentre qui vediamo le principali inseguitrici con le componenti della M Cipollini Giambenini, tutte schierate in prima fila alla ruota della campionessa del Belgio, la numero 159 Evelyn Harris. Sono una decina le atlete al comando, e più esattamente Valentina Bastianelli, Annie Miek Van Vleuten, Barbara Guarischi, Inga Cilvinaite, poi Noemi Cantela in maglia tricolore, Marianne Vos qui con la maglia di campionessa d'Olanda, la sua compagna di squadra Iris Slappendel, Anna Van Der Breggen, sempre della nazionale olandese, poi l'australiana Sinead Nolan e Sabrina Stultians, quest'ultima anche lei della nazionale olandese in gara con il numero 106. Una sferzata proprio all'inizio, al termine del primo giro, e vedete che là davanti, proprio al passaggio sotto lo striscione, ci sono due atlete che se ne vanno. Sono Marianne Vos e Iris Slappendel, eccole inquadrata. Una Marianne Vos particolarmente scatenata quest'oggi, una Marianne Vos che sta scrivendo la storia del ciclismo al femminile, una Marianne Vos che con queste condizioni climatiche va a nozze. La ricordiamo vincitrice quest'anno in Italia della prova di Coppa del Mondo che si è svolta a Cintiglio in memoria del grande Alfredo Binda, per lei tre volte vincitrice sul traguardo di quella che è l'unica prova di Coppa del Mondo in Italia. Ed oggi qui a Cornaredo, in un'altra apparizione in Italia, eccola che in pratica all'undicesimo chilometro dei 121 in programma decide di scattare e lasciare le compagne di fuga iniziali sui pedali. Cercano ovviamente di chiudere il buco, di non dare molto margine alla coppia olandese, le atlete della Cipollini, le vedete con la maglia giallo-nera con delle appliche in verde. Quella che avete visto è la ex campionessa del mondo Tatiana Guderzo, e poi a fianco all'olandese un'immagine che ci ha mostrato la vincitrice dello scorso anno, dei due anni precedenti, Rasa Leleivite, atleta lituana in forza alla Vaiano, una squadra italiana. Una corsa che si dimostra subito difficile per l'atleta, causa appunto la strada scivolosa, e forse è per questo che la coppia olandese formata da Marianne Vos e da Iris Slappendel hanno deciso di lasciare il grosso del gruppo. Non è giornata per la nostra Noemi Cantele, che deve
alzare bandiera bianca, forse non vuole rischiare più di quel tanto una strada molto scivolosa e difficile, soprattutto se si rimane in gruppo. C'è stata una caduta da parte, una scivolata da parte della Iris Slappendel, che ha costretto appunto Marianne Vos ad attenderla, mentre il gruppo transita in questo momento con un ritardo di una ventina di secondi, sempre guidata il gruppo dalla gli atleti della Cipollini. Vai i tronconi che cominciano a formarsi, vediamo all'interno di questo gruppetto anche Chiara Vannucci, atleta fortissima su pista, un atleta che è ancora giovane, che sta crescendo, che naturalmente avrà modo di esprimersi anche nelle gare su strada. Luisiana Peguraro, direttore sportivo della Cipollini Giambenini, ha dato ordine di stare tutta là davanti a guidare l'inseguimento, non si può lasciare spazio, si deve assolutamente chiudere. Marianne Vos è un'atleta pericolosissima se gli si concede troppi secondi, anche se i chilometri sono tanti, ma non dobbiamo dimenticare che Marianne Vos, mentre qui un primo piano di Chiara Vannucci, di cui vi abbiamo parlato, già campionessa europea, pensate, su pista, una delle nostre principali atlete per quanto riguarda l'attività sugli anelli, ed è osservata speciale dal commissario tecnico Salvoldi, un commissario tecnico che ha conquistato nella sua seppur breve storia di tecnico tante, tantissime medaglie. Ma torniamo alla corsa, qui vedete impegnata la Berlato, sta soffrendo un pochettino il freddo, sorride invece la compagna di avventura della Marianne Vos, Iris Slappendel, un atleta che forse non ha vinto molto nella sua carriera, l'ultima vittoria l'ha ottenuta nel 2010, un anno 2011 completamente da dimenticare, ma è sicuramente personaggio fisso ed importantissimo nell'economia della squadra nazionale dei Paesi Bassi, guidata da Johan Lammerts, ex corridore, uomo che vediamo, potremmo dire, domenicalmente quando ci rivolgiamo allo sport invernale, quello della ciclocross, è lui il supervisore di tutte le specialità del ciclismo per quanto riguarda il paese dei tulipani e dei mulini a vento. E sembra proprio un mulino a vento, osservando la pedalata di Marianne Vos, un rapporto più agile rispetto alla sua compagna di squadra, un rapporto che comunque fa la differenza, una cadenza, una sicurezza, una capacità anche di guida su un terreno tanto scivoloso. Lei non dobbiamo dimenticare che è la campionessa del mondo in carica nel ciclocross, specialità in cui ha vinto, pensate, ben 4 maglie iridate. Una Marianne Vos che è stata anche campionessa del mondo per quanto riguarda la strada, la prima maglia l'ha ottenuta a Verona nel 2004, era allora tra le juniores, e poi ha conquistato il mondiale a Salisburgo nel 2006 tra le professioniste. Altra atleta che svolge attività invernale, l'avete vista, è Vania Rossi in gara nella corsa di Cornaredo, inserita nel gruppo misto Polet Garmin Esercito. Lei infatti è un'atleta tesserata per l'esercito. Ecco la Vania Rossi, ricordiamo compagna di Riccardo Ricco. Con il 111 un'atleta svizzera corre per la Bigla, è Nicola Anselman, classe 91, eccola inquadrata. Ma attenzione, c'è un po' di movimento alle spalle della fuga, siamo a Cascina Santa Croce, un movimento che comunque non produce nulla, mentre abbiamo notato con il numero 23 un atleta della Bigla, è la Alena Amialiusic, bielorussa, campionessa nazionale, un atleta che già ha ottenuto il diritto di andare alle Olimpiadi, e veda far notare che la squadra
di cui è team manager proprio Walter Razzini, ha già in pratica 3 atlete sicuri per Londra, la Bielorussa di cui abbiamo parlato in questo momento, la Evelyn Garcia, una salvadoregna, e poi la nostra Noemi Cantele, una Noemi Cantele che ha già ottenuto quest'anno ben 4 vittorie, vincitrice del Gran Premio di El Salvador, una gara in linea che ha anticipato la Vuelta di El Salvador, dove la Cantele ha vinto anche una tappa, poi ha conquistato la vittoria del Gran Premio della Liberazione a Crema il 25 aprile ed infine proprio il giorno prima di questa corsa qui di Cornaredo ha conquistato la vittoria, lei che è campionessa d'Italia, nella crono di Romanengo. Un buon inizio di stagione per le atlete della Bepink. È giusto ricordare che sempre al Giro di El Salvador ha conquistato una tappa la Valsecchi, e anche Evelyn Garcia, salvadoregna DOC, ha conquistato una vittoria in una gara internazionale che ha concluso l'intensa attività in quello stato inizio stagione. 2 vittorie per la Elke Gebhardt, una atleta tedesca, e una della Martissova, vincitrice nel suo paese, cioè in Russia. Insomma, in sostanza una stagione iniziata nel migliore dei modi per le ragazze del presidente Alessandro Tamburini, che ha in Walter Razzini invece il suo braccio destro tecnico, il team manager, mentre sull'ammiraglia, è giusto ricordarlo, c'è Marino De Carli. Ma torniamo alla corsa, torniamo a questa fuga iniziata al 12° chilometro di corsa per quanto riguarda questa coppia, è iniziata al 1° per quanto riguarda la presenza delle 2 atlete in oggetto fin dalle prime battute. Una evoluzione della gara che sta prendendo una piega molto difficile per le atlete all'inseguimento, infatti sia la Marianne Vos che la sua compagna di squadra Iris Slappendel stanno pedalando molto molto forte. In questo momento si è affiancata l'ammiraglia, quindi avete visto il direttore sportivo Johan Lammertz dare non solo rifornimento ma anche dei consigli alle 2 atlete. Sono 2 passiste, oddio, parlare di Marianne Vos si deve dire tutto: va forte in salita, va forte al passo, va forte nel ciclocross, e non dobbiamo dimenticare che è la campionessa olimpica in carica, medaglia d'oro conquistata alle Olimpiadi di Pechino per quanto riguarda la individuale a punti su pista, quindi un'atleta veramente fantastica. A soli 25 anni ha conquistato 2 mondiali su strada, 5 nel ciclocross, ed è giunta 4 volte seconda alle spalle della inglese Cook nel 2008, di Tatiana Guderzo nel 2009 e di Giorgia Bronzini nel 2010 e nel 2011. Sempre naturalmente giunta seconda per pochissimi centimetri, ha un po' il dente avvelenato, lei che di fatto potrebbe essere paragonato al grande Eddie Merckx in gonnella. Secondo noi è ancora di più, dal momento che ad ogni gara a cui partecipa si impegna sempre al massimo, e lo sta dimostrando anche qui a Cornaredo. Vuole onorare gli sforzi organizzativi della società appunto West Bike Team, presieduta da Sigrid Corneo, e naturalmente gli sforzi anche da parte della comune, che ormai ha deciso di seguire questo progetto di Walter Razzini. Una 4ª edizione che fa seguito alla tappa del Giro d'Italia che si è svolta su queste strade nel 2007, allora a vincere fu la tedesca Judith Hart davanti alla nostra Giorgia Bronzini e all'australiana Rochelle Gilmore. Poi nel 2008 l'esordio con la 1ª edizione del Gran Premio Città di Cornaredo, a vincere fu l'austriaca Andrea Graus, allora campionessa nazionale, davanti a Julia Martissova e a Cristina Becker.
Nel 2010, nella seconda edizione, è successo di Rasa Leleivit, lituana, già campionessa europea davanti a Rossella Calovi, che tra le juniores ha conquistato il titolo mondiale, e a Luna Andok. E nel 2011 bis di Rasa Leleivit, sempre della Lituania, davanti alla giovane Scandolara, la Valentina Scandolara, che è praticamente una delle più interessanti atlete del nostro paese, grande amica dell'olandese Marianne Vos. Eccola qui in quadrata, lei è campionessa in carica nel ciclocross per quanto riguarda le under 23, anche lei svolge notevole attività su pista, quindi un po' una fotocopia per quanto riguarda ovviamente l'interesse e la capacità di diversificarsi nelle varie specialità del ciclismo della campionessa olandese Marianne Vos. Intanto vedete che in testa al gruppo le cose sono un po' cambiate, hanno lavorato moltissimo le atlete della Cipollini ed ora è una maglia dell'Australia a fare l'andatura, ma non c'è più quella grande velleità, voglia di richiudere il buco, anzi la squadra olandese sta controllando bene che non avvengano a questo punto fughe particolari. Conosciamo in testa anche nelle prime 5 posizioni la De Torre, ricordiamola che è stata la prima atleta che ha vinto un campionato del mondo. Alessandra De Torre, atleta dell'Aquila, ha vinto il mondiale tra gli juniores, così come poi la Eleonora Patuzzo e la Rossella Calovi negli anni seguenti. Una nidiata di giovani che sicuramente si stanno dando molto da fare, ma che non possono competere, è proprio il caso di dirlo, con la scatenata Marianne Vos, che qui vediamo ancora una volta in testa a tirare. Un particolare tecnico, la corona della campionessa d'Olanda è ovalizzata, quindi una Marianne Vos molto attenta anche alle soluzioni tecniche. Vedete che per lo più a tirare è Marianne, che ha scelto di attaccare fin dall'inizio per salvaguardare la propria incolumità. Due persone naturalmente trovano meno difficoltà ad affrontare le tante curve che ci sono in questo percorso, soprattutto quando si attraversa la città di Cornaredo. Il vantaggio è salito da prima 58 secondi, ora sta crescendo via via, del resto hanno in un certo senso ceduto le atlete della Cipollini, che veramente avevano fatto di tutto per rientrare sulla coppia, ma che ora stanno desistendo da quello che è il loro compito, un compito reso difficile dalle condizioni climatiche, freddo, pioggia e naturalmente anche, perché no, la grande potenza espressa da questa coppia, che vede la Marianne Vos in prima fila. La Marianne Vos che è accompagnata qui oggi dal fratello Anton, un abile fotografo, manda le sue immagini nel paese natio, quindi in Olanda, è un ragazzo che sempre segue la sorella e spesso anche i genitori l'accompagnano nelle trasferte più importanti. Una Marianne Vos che quest'anno ha iniziato la stagione vincendo la prima prova di Coppa del Mondo che si è svolta in Olanda, la Ronde van Rent, e poi ha conquistato la vittoria anche a Cittiglio nella seconda prova ed ora guida appunto la classifica. Ma attenzione, perché sono uscite dal gruppo due atlete, l'avete visto, sempre della nazionale olandese, e questa invece è la
Valentina Carretta della Cipollini, un gruppo ormai ridotto alle briciole. Ricordiamo che le due atlete che sono uscite dal gruppo sono Annemiek van Vleuten e Loes Gunnevik, entrambe della nazionale, mentre ecco ancora una volta la coppia di testa affrontare gli ultimi chilometri di questa importante gara. Ricordiamo il quarto Gran Premio Comune di Cornaredo, gara internazionale di ciclismo donne, con l'organizzazione della West Bike Team e la collaborazione del gruppo sportivo bareggese e della Bepic. Siamo ormai agli ultimi metri della gara, c'è molto pubblico a bordo strada sul rettilineo d'arrivo, ultima curva percorsa con particolare cautela dalla Marianne Vos e dalla Schlappendel, ed ecco il fratello della Vos pronto a scattare la foto. C'è una volata, ma poi la campionessa d'Olanda lascia vincere, è il caso di dirlo, la Iris Schlappendel, seconda Marianne Vos. Pensate, ben 4 minuti e 32 secondi prima di veder giungere sul traguardo la coppia olandese che è uscita dal gruppo. In terza posizione Annemiek van Vleuten davanti a Loes Gunnevik. A 5.37 giunge la rappresentante della Bepink, Alena Amaliusik, campionessa nazionale bielorussa, poi la Van der Breggen, la campionessa australiana Amanda Sklatt, Malgorzata Jasinska della Cipollini e poi Rasa Lelijvite, che ha conquistato l'anno scorso la vittoria. Seguono poi Simona Fraporti, la olandese Visser e le italiane Giada Borgato e Alessandra Del Torre. Sindaco e vice sindaco sul podio delle premiazioni in attesa della vincitrice di questa stupenda gara, una coppia olandese che ha veramente sbaragliato il campo. Bravo sindaco per il suggerimento. Veramente sbaragliato il campo, sono bravissime, no, ha vinto sicuramente il migliore, quelle che sono più organizzate e anche allenate, visto il tempo, evidentemente in Olanda un tempo del genere è più facile per loro allenarsi e quindi conquistare la vittoria. Complimenti. Vice sindaco, un messaggio importante, le donne sono forti e sfidano il maltempo per mettere il proprio nome sul prestigioso albo d'oro, seppur giovane, di questa importante gara di Cornaredo. Una gara appunto importante perché le donne sono sicuramente importanti, è stata una giornata molto bella per Cornaredo, malgrado il tempo appunto la cittadinanza ha risposto e questa è un'ottima conclusione proprio perché tre donne sul podio sono una grande soddisfazione. E che ragazze sul podio, è proprio il caso di dirlo, in terza posizione, pensate, la Annemiek van Vleuten è colei che in questo momento riceve il mazzo di fiori, ma che ha conquistato l'anno scorso la classifica generale di Coppa del Mondo, vincendo addirittura tre prove, il Giro delle Fiandre, una gara su strada in Svezia e il Gran Premio di Plouay. In seconda posizione la Marianne Vos, attuale leader di classifica del mondo, e poi il premio da parte del sindaco alla vincitrice Iris Schlappendel, che ha comunque fatto del suo per permettere alla coppia olandese di conquistare la vittoria in questa importante gara, il quarto Gran Premio Comune di Cornaredo, una gara che continuerà nei prossimi anni a dare lustro a tutto il ciclismo femminile. Ma ricordiamoci il momento dell'arrivo della Iris Schlappendel e di Marianne Vos. Con questo è tutto da Cornaredo. MB Marcello Bergamo è un'azienda specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico per ciclismo. Come lavoriamo? La struttura organizzativa, snella e flessibile, risponde in modo diretto, completo e tempestivo alle richieste del mercato globale. MB Marcello Bergamo, un'azienda al vostro completo servizio con garanzia di un prodotto 100% made in Italy.